Eccoci qua, iniziamo la visita guidata di questo splendido cielo terra all'interno delle mura di Contigliano, che affaccia sul vecchio centro storico che stiamo inquadrando dalla vista della terrazza e che affaccia sul paese appunto di Contigliano e poi, come vedremo dalle camere al piano superiore, affaccia alla vallata di Riedi, alla Piana Ariatina. La visita guidata, diciamo, di questo appartamento distribuito su due livelli per 90 metri quadrati circa, dei quali questa terrazza di proprietà, dove tra l'altro parcheggiata la mia macchina, ma che può essere utilizzata come posto auto, e dove al di sotto della quale c'è una cantina asciutta e molto comoda, e questo giardino un po' abbandonato oggi, ma che comunque è uno spazio di proprietà di circa 200 metri quadrati antestante la casa, oltre a quello che abbiamo dietro. Eccoci qua, iniziamo la visita guidata di questo splendido cielo terra all'interno delle mura di Contigliano, che affaccia sul vecchio centro storico che stiamo inquadrando dalla vista della terrazza e che affaccia sul paese appunto di Contigliano e poi, come vedremo dalle camere al piano superiore, affaccia alla vallata di Riedi, alla Piana Ariatina. La visita guidata, diciamo, di questo appartamento distribuito su due livelli per 90 metri quadrati circa, dei quali questa terrazza di proprietà, dove tra l'altro parcheggiata la mia macchina, ma che può essere utilizzata come posto auto, e dove al di sotto della quale c'è una cantina asciutta e molto comoda, e questo giardino un po' abbandonato oggi, ma che comunque è uno spazio di proprietà di circa 200 metri quadrati antestante la casa, oltre a quello che abbiamo dietro e che andiamo a vedere. Fabbricato, eccolo qui, si presenta in ottime condizioni strutturali, ha un ingresso indipendente ed uno spazio privato esterno che stiamo vedendo, e una parte di terreno che, come vi dicevo prima, sta sul retro della casa dopo questa legnaia ricavata dalla proprietà e che si distribuisce, eccolo qui sopra, terrazzato, dal quale si accede lungo questa stradina che vi sto inquadrando e che sale sopra. Riusciamo da qui a vedere pure il particolare del tetto, completamente ristrutturato, in ottimo stato. Divisa come accadeva per le abitazioni di un tempo tra zona giorno, che stiamo inquadrando con la cucina, il piano terra, il salone, e zona notte al di sopra, presenta comunque due affacci importanti sul paese di Contigliano, come dicevamo, e sulla vallata verso Contigliano e verso Riedi, e si presenta soprattutto, come si vede dalle immagini, in ottime condizioni e strutturali e di rifiniture. Oltre alla cucina abitabile, abbiamo detto, questa sala, di cui molto bella anche questo camino a mattoni, e la finestra che dà sull'altro affaccio importante. Saliamo rapidamente al piano sopra a vedere, attraverso questa scala in legno, le camere. Due nello specifico, molto grandi, molto comode, e il bagno, dal quale iniziamo, eccolo qui, in ottime condizioni anch'esso a livello di rifiniture, con lo spazio della caldaia qui e con la vasca, scusate per il rumore, inquadriamo la prima camera, eccola qui, molto grande, con l'affaccio anch'esso molto interessante, sempre su Contigliano, la vallata di Riedi, e sul paese, il nucleo storico, eccolo qui,
che ha questa cabina armadio che proviamo ad inquadrare completamente. Seconda camera. Come vedete, vi dicevo prima, molto grandi, molto comode, contrariamente a quanto si vede oggi nelle nuove costruzioni, eccola qua. E il secondo affaccio bello, sempre sul paese di Contigliano, sulla terrazza che dicevamo prima di proprietà e sulle vallate di Rieti. Un prodotto molto interessante, molto bello per chi vuole o vivere il periodo estivo o comunque poter abitare all'interno di un paese in forte espansione.